Io sono un padre di momenti e partirò ovviamente dal problema a casa. Si è parlato di parole che scompaiono, di concetti che scompaiono, e sicuramente un concetto che sta scomparendo totalmente con il diritto alla casa. Ora come ora, mentre fino a qualche tempo fa era abbastanza senso comune e in qualche modo veniva portato avanti anche le politiche, anche se in modo distorto, anche le politiche governative, il fatto che esistesse un problema abitativo fosse sociale, che fosse sociale in quanto esisteva una differenza tra la capacità di accedere al mercato privato di moltissimi lavoratori pensionati, di classe proletaria, di quelli che erano i prezzi invece delle case. Ora come ora questa cosa si sta perdendo, il problema abitativo è ridotto o si sta cercando di ridurlo a un problema di inadeguatezza individuale delle famiglie. In adeguatezza ci sono delle famiglie che c'è un mercato assoluto, assolutizzato, con dei prezzi che sono quelli, e chi non riesce ad accedere al mercato privato e viene espulso fondamentalmente è colpa sua. È colpa sua o perché è un furbo, o colpa sua perché comunque è inadeguato e quindi diventa un problema non più sociale ma di servizi sociali. Questa cosa che può sembrare un problema culturale, tra virgolette, è invece un problema estremamente pratico e estremamente politico. L'edilizia popolare sta vivendo una fase di smantellamento senza precedenti, sia rispetto al patrimonio esistente, sia rispetto a quelli che sono i meccanismi di assegnazione delle case popolari. L'emergenza Sfratti non viene più gestita con l'assegnazione di alloggi popolari, ma viene gestita con un meccanismo di assegnazione temporanea gestita dai servizi sociali, con un meccanismo sempre più selettivo, sempre più prudente, sempre più temporaneo. Noi come Noi Inquilini abbiamo ogni giorno, io vivo la realtà di Milano, la realtà metropolitana, questo non riguarda solo le realtà metropolitane e le grandi città, noi abbiamo esempio ogni giorno in base di gente disperata, di gente che si trova buttata sulla strada, portando dei bambini, quando gli va bene, qualche giorno dopo, gli danno una comunità per i bambini, magari a 100 km di distanza, 60 km di distanza da Milano, spesso vengono lasciati lì dove aspettare, tornare, eccetera, eccetera. È una realtà che non era così fino a qualche anno fa, fino a qualche anno fa esisteva un meccanismo di assegnazione in due case raccontate a quelli che erano i momenti dell'emergenza di terrorismo. Dietro questa cosa ci stanno degli enormi interessi, ci sarà un interesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico esistente, quindi al fatto che non solo si procede a fare cassa con le vendite, ma si cerca in funzione di aumentare il rendimento del patrimonio e si cerca anche, distogliendo anche spesso dalle finalità originarie, e c'è anche un meccanismo di utilizzo delle aree, perché in questo momento ci sono tutta una serie di progetti di riqualificazione urbana nelle varie città che sostanzialmente scelgono di sostituire le abitanti popolari con l'edilizia sociale, con aggregati di housing sociale. L'housing sociale non sono le case popolari, l'housing sociale è un nuovo metodo per cui i famosi padroni che sono sempre contro l'assistenzialismo l'housing sociale è una delle nuove che era la tendenza, è sostanzialmente quella di dire i padroni, infatti dentro questo video ci sono le grandi finanziarie, le grandi banche, eccetera, eccetera, possono costruire delle case e affittarle a un prezzo leggermente più basso di quello di mercato, ma questo prezzo come si riesce ad averlo? Si riesce ad averlo grazie al fatto che ricevono enormi incentivi dal punto di vista del costo delle aree e della detrazione. E questo è l'ultimo meccanismo. Il secondo meccanismo è quello della gestione dell'emergenza abitativa tramite il privato sociale. Ossia, tu vieni sfrattato, vieni mandato, se qua fai l'accoglienza tramite servizi sociali, cooperative, alloggi temporanei, ce l'hai per un determinato periodo all'interno del quale può essere creato questo business enorme da parte delle cooperative più o meno sociali e poi gestiscono con costi grandi estremamente elevati le famiglie sfrattate. E gestiscono come con un meccanismo temporaneo
l'emancipazione sociale, un po' come quelli di Timmerlake, come quelli previsti, anche con i diritti di cittadinanza, che poi rimangono sulla carta, ma in realtà il problema vero è che le famiglie dopo un po' vengono ributtate nell'emergenza abitativa. Allora, su questa cosa io penso che sia importantissimo che le federazioni e le CUP provinciali abbiano un'attenzione estremamente forte. Vediamo, noi in questi anni abbiamo creato a Milano un rapporto abbastanza stretto con l'operato della CUP. Quello che io ho detto da qualche parte, che c'è un disprezzo da parte della CUP nei confronti dell'Unione dei Inquilini, almeno rispetto alla nostra esperienza, non l'abbiamo mai verificato. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato il rapporto non solo dal punto di vista delle sedi e della condivisione dei sedi, ma anche dal punto di vista della fare delle iniziative insieme. Abbiamo fatto l'anno scorso una manifestazione a luglio, nella quale con gli altri sindacati inquilini, nel quale abbiamo avuto, siamo stati di fatto noi a gestire la piattaforma, siamo stati noi a gestire la piazza e a gestire tutto quanto, in collaborazione con la Cuba e la gestione del corteo. Abbiamo gestito tutta la vicenda insieme alla Cuba e la vicenda di essere sociale da un incidente 6-2-1, che ha portato poi a dei risultati estremamente importanti, sia dal punto di vista politico, dei risultati politici ottenuti, ma anche dal punto di vista delle tutele delle famiglie interessate, che poi sono andate per la maggior parte quasi tutte in assegnazione. Vogliamo proseguire su questa strada. Abbiamo fatto un intervento, abbiamo letto l'intervento della Segreteria Nazionale dell'Unione dei Inquilini, questa è la posizione dell'Unione dei Inquilini, questa è espressa in quel documento, una posizione critica su alcune cose, ma sicuramente dialettica, in cui le critiche sono state analizzate in modo estremamente chiaro, anche estremamente dialettico e propositivo. La parola a Pino Conto, ci prepari Gianni.